Buongiorno a tutti voi cari amici telespettatori, buon lunedì e buon inizio settimana, grazie come sempre per l'attenzione. Oggi è 20 giugno e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa di Molise TV, leggendo insieme le notizie del quotidiano online Tutto Molise. In risalto il ballottaggio conclude la sfida per la conquista del titolo di sindaco in numerose città italiane. In Molise, ad Isernia, capoluogo Pentro, la partita è giocata soltanto dal centrodestra. E poi eventi e convegni in tutto il Molise nella giornata di oggi e in quella di domani per celebrare appunto la giornata internazionale del rifugiato che, ricorda il 20 giugno che ricorre, scusate, il 20 giugno di ogni anno. E ancora nel taglio basso, copia a copiassa, all'esame non si passa. Questo è il leitmotiv dell'iniziativa che si è svolta a Campobasso, avente ad oggetto la legalità contro le contraffazioni. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. E anche in questo caso parliamo di ballottaggio nel capoluogo Pentro, Isernia, da Pollonio nuovo sindaco. Il generale sfiora il 60% e sconfigge Melolli. A notte fonda l'ufficialità dei dati. Ora è mezzanotte e 30, ci aveva provato già nel 2013 quando fu Brasiello ad evitare il ballottaggio per una manciata di voti. Stavolta il generale di concedo della Guardia di Finanza, Giacomo da Pollonio, è riuscito a sconfiggere non solo gli avversari politici di opposto orientamento, ma pare aver sbaragliato anche la concorrenza in famiglia. Al ballottaggio l'affluenza crolla al 50,27%, Michele Iorio, ago della bilancia al derby del centrodestra. Nel taglio alto poste a giorni alterni e privatizzazione, la CISL oggi decide la forma di protesta. Poste a giorni alterni, criticità di mercato privati, sportelleria, lentezza del rinnovo del contratto collettivo nazionale, la CISL chiede l'apertura di una fase di vertenza. E ancora forze dell'ordine e presidi giudiziari, il centrodestra affonda il governo Renzi, salvaguardare il comando regionale dei carabinieri in Molise, questo l'obiettivo dei consiglieri di centrodestra che martedì hanno presentato un ordine del giorno approvato a maggioranza. Ancora a Isernia, spasso per la città sull'auto rubata, in due sono stati denunciati dai carabinieri e Termoli, assunzioni in Fiat, entrano 20 nuove unità, contratto di somministrazione a tempo. E poi budget medio 1.181 euro, l'ADOC salva il turismo, 7 italiani su 10 vanno in vacanza, il dato emerge nell'ambito dell'indagine Che turista sei? Passiamo adesso allo sport, l'iniziativa Un sogno chiamato Rosso Blu, stasera saranno svelati i murales e calcio a 5, colpaccio Isernia, accordo con l'ex Napoli Bico Pelentir. E continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie di Primo Piano Molise. Anche in questo caso in risalto il ballottaggio di Isernia, da Pollonio il nuovo sindaco, Michele Iorio si riprende la città, il suo candidato stacca Melolli di 18 punti percentuali e si aggiudica la partita tutta interna al centrodestra. Crolla l'affluenza al ballottaggio, ha votato il 50,27% degli elettori, alle urne 3.824 persone, in meno rispetto al primo turno. Per Giacomo da Pollonio dunque 5.628 voti, il 59,02%, per Gabriele Melolli 3.908 voti, il 40,98%. E poi Venafro, polemica per l'assenza di frattura a San Nicandro, il governatore aveva avvisato Sorbo. E ancora di qua in mare, i vertici della CREA indagati dalla procura di Larino per danno ambientale, Campobasso, il professore che ha operato Berlusconi, innamorato del Molise, terra unica da valorizzare. Vediamo adesso le notizie sportive, calcio a 5, colpo Isernia, dal Napoli arriva il brasiliano Bico, ennesimo botto di mercato dei biancocelesti. Vediamo adesso insieme le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto giornata mondiale del rifugiato, Petraroi a migliorare l'accoglienza umanitaria in Molise. E poi Isernia, operazione weekend sicuro, controlli dei carabinieri in tutto il territorio della provincia, scattano denunce e sequestri. Trofeo d'Abruzzo, poker della Hidro Sport e Trivento, forza Nuova Molise e ancora in piazza.
Ancora la politica, il consigliere regionale Filippo Monaco denuncia disagi per i pendolari e ancora nel capoluogo Pentro, pregiudicato per rapine e furti, arrestato dai carabinieri, era ricercato in tutta Italia. E poi sanità, scompenso cardiaco, c'è la rete integrata per il trattamento. Dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali e vediamo insieme la prima pagina della Repubblica che titola con trionfo 5 Stelle a Roma e Torino, Milano a Sala, ma per il PD è crisi. Renzi, la vera sfida resta il referendum di ottobre, i democratici una sconfitta senza attenuanti. Raggi Appendino, il giorno delle sindache, Bologna conferma Merola, Napoli perde Magistris. Andiamo adesso avanti con le notizie del tempo. Anche in questo caso in risalto parliamo del ballottaggio in termini questa volta però nazionali, quindi Roma in bambola, leggiamo a centropagina. Stravince la Raggi che disintegra il PD e il primo sindaco donna della storia capitolina, una città distrutta in mano a chi non ha mai governato. Vediamo adesso insieme le notizie di Libero. In risalto brillano due stelle di Grillo, la Raggi trionfa, il primo sindaco donna di Roma, a Torino l'Appendino mette sotto Fassino, a Milano Sala salva il PD che ammette in Italia è andata male, Parisi battuto ma vado avanti, partiti tradizionali in difficoltà, a Renzi ballano i cerchioni, il centrodestra annaspa. E poi l'uomo che sfida l'Europa flaccida, Boris Johnson e il no all'Unione Europea, nel taglio basso il Papa sposa le convivenze. Meglio di certi matrimoni, Bergoglio in tanti impreparati alle nozze. Continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. In risalto, vittoria capitale per i grillini. Brindisi alla Carluccio Centro. Il Movimento 5 Stelle conquista Noi Cattaro, Ginosa e Pisticci. Nel taglio alto, Bari caccia le armi dell'agguato a Vavalle. Poi è un rebus lo smontaggio delle strutture dei lidi. E ancora per l'Italia una gita o l'ennesimo test azzurro. Mercoledì contro l'Irlanda e poi il Papa e i rifugiati come noi. Continuiamo adesso il nostro appuntamento con le notizie sportive. Vediamo insieme la prima pagina del Corriere dello Sport. In risalto solo Napoli, De Laurentiis ha pronto un piano per tenerlo a vita e il suo contratto sarà aumentato ulteriormente. Il Pipita promette fedeltà ai tifosi, dovete stare tranquilli come me. E mascherano Juve, il Barcellona trema, l'argentino convinto dal progetto si può fare, ancora Martello Conte, non si ferma la freccia azzurra. Ancora a sport, vediamo insieme la prima pagina della Gazzetta Sportiva, è sempre in risalto Inter, 50 milioni su Berardi, i cinesi sfidano la Juve, 25 milioni a Squinzi e altrettanti lordi al giocatore per 5 anni, una manovra legata alla trattativa Candreva. E poi Italia da urlo, Conte in finale esulta come me, Tardelli rivede la nazionale dell'82, tutti credono nel CT, al mondiale vincono le favorite all'europeo è diverso. Bene, con questo è veramente tutto. Grazie come sempre per l'attenzione. Vi lascio al meteo e vi auguro davvero una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da. Signora, dico a lei. Ha consegli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.
Previsioni del tempo per lunedì 20 giugno. Ritorna nuovamente l'alta pressione sulla nostra regione, ventilazione debole e variabile a prevalente regime di brezza con mari poco mossi. Clima gradevole con temperature ripresa nei valori massimi, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 12, massima 24, Isernia minima 16, massima 23, Termoli minima 18, massima 24. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha con sé gli assegni Spendi e Risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e Risparmi conviene. Spendi e Risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e Risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.